Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Continuiamo nel nostro cammino che ci sta portando a conoscere le aggregazioni laicali che operano nella nostra appunto arcidiocesi e oggi vogliamo conoscere l'UCIM. Siamo infatti qui con il presidente regionale dell'UCIM Abruzzo, il professor Antonio Mascioli. Ecco, professore, che cos'è l'UCIM? Allora, l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori è stata fondata nel giugno del 1944 per iniziativa di Gesualdo Nosengo. Nel settembre del 1946 il Papa Pio XII diede un'approvazione meritata e calorosa e un'ampia benedizione che furono considerate come atto di vera e definitiva fondazione dell'Unione. Il primo congresso nazionale sul tema scuola e democrazia si svolse a Roma nel 1947, approvò lo statuto dell'associazione. La relazione introduttiva su educazione e democrazia fu tenuta da Giuseppe Lazzati. Il primo presidente nazionale fu, fin dal 1968, Gesualdo Nosengo. Gli succedettero prima Aldo Agazzi fino al 74, poi Cesarina Checcacci dal 74 al 97 e dal 97 al 2001 Lupi Di Sciolla, poi Villarossa Giovanni. Attualmente la presidente nazionale è la professoressa Rosalba Candela. 19 congressi nazionali, oltre 142 convegni nazionali, nei seminari e corsi locali, regionali e nazionali, l'UCIM si è impegnata, fin dall'inizio, a lavorare per il miglioramento della formazione culturale e professionale dei docenti, partecipando in vario modo a tutte le vicende culturali, sociali, sindacali, politiche, suscettibili di influire sulla condizione dei docenti, nella prospettiva di un'etica professionale finalizzata al rispetto e alla promozione della personalità degli studenti e delle comunità. Ecco, quali sono le attività appunto che svolge l'UCIM proprio per raggiungere questi obiettivi? Allora, l'UCIM si è impegnata nella traduzione educativa degli eventi e dei documenti fondamentali della Chiesa Cattolica dal Concilio Vaticano II al progetto culturale della Chiesa italiana. Alla base di questa elaborazione sta la concezione personalistico-comunitaria dell'uomo, con particolare riferimento alla personalità dell'alunno, colto nei suoi dinamismi esistenziali e nelle sue relazioni familiari e sociali. Di conseguenza l'UCIM è impegnata a coniugare in positiva sintesi l'istruzione e l'educazione scolastica, a valorizzare la presenza attiva nella scuola dei genitori e degli studenti, a finalizzare i progetti di insegnamento-apprendimento alla promozione dello sviluppo della persona, del cittadino e del lavoratore. Queste sono le finalità. Che servizi possiamo dare? Intanto una consulenza per l'organizzazione di iniziative di aggiornamento di istituto, organizzazione in proprio di occasioni di aggiornamento didattico, culturale, professionale, attivazione di corsi di preparazione per i concorsi a cattedra, possibilità di sblocco editoriale per lavori sulle problematiche della scuola. Consulenza per le sperimentazioni sia nelle scuole statali sia in quelle non statali. Proposte e suggerimenti di tipo metodologico per la programmazione e la realizzazione di attività didattiche. Collaborazione con scuole non statali cattoliche. Approfondimento degli aspetti spirituali e morali della professionalità docente. La sede centrale dell'UCIM, a due passi dal Vaticano, è disponibile anche per i gruppi, i movimenti, le associazioni che avessero bisogno di strutture al centro di Roma per i loro convegni. L'iscrizione all'UCIM dà diritto a ricevere in abbonamento la rivista mensile La Scuola e l'Uomo. L'UCIM è presente in tutte le province italiane e in molti istituti statali e non statali. Ecco, da questo elenco, diciamo così, di attività che si svolgono, traspare proprio un'attenzione anche, come si diceva, all'aspetto morale e all'aspetto spirituale dell'insegnante. D'altra parte, gli anni della scuola media tutti noi ce li ricordiamo come gli anni forse in cui sono nate anche le amicizie più belle e in cui si forma il carattere di una persona. Allora, ecco, qual è il ruolo dell'insegnante della scuola media? Come valorizzare questo ruolo?
Allora, attualmente il progetto, c'è stato un progetto di politica scolastica del governo Renzi, pubblicato il 3 settembre 2014 con il titolo La buona scuola. Ha l'indubbio merito di riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla scuola, ma si presenta, come facile immaginare, ricco di luci e di ombre. Soprattutto appare essere una delle tante espressioni di lettura economicistica della scuola, a cui purtroppo siamo abituati da parecchi anni. Il Presidente del Consiglio aveva già esordito con un apprezzabile investimento nell'edilizia scolastica, ma era evidente che la scuola veniva usata in maniera strumentale per lanciare una grande campagna di lavori pubblici, destinata a incidere più sul sistema produttivo e sui livelli occupazionali che nel cuore della vita scolastica. Anche il programma che si vorrebbe far passare per una riforma della scuola denuncia la medesima chiave di lettura. Il problema fondamentale è di carattere occupazionale, chiudere con il precariato più che educativo, anche se si dichiara di voler smettere di guardare solo ai numeri nel sistema scolastico. E quindi, insomma, voi chiedete una maggiore attenzione a quelli che sono poi gli aspetti umani, diciamo, della scuola, è così? Sì, sì. Con il piano straordinario di assunzioni si dice che sarà eliminato il fenomeno delle supplenze. Ciò è senz'altro vero per le supplenze annuali, ma sembra assai improbabile che si possa porre fine alle supplenze brevi legate all'incerta incidenza di malattie, gravidanze, incidenti, permessi personali. Le supplenze continueranno ad esistere, semplicemente non dovrebbero costituire più un titolo per arrivare un giorno ad entrare nei ruoli. Ecco, la scuola inevitabilmente è collegata anche alla famiglia, ecco, qual è magari un buon rapporto, un buon metodo per instaurare un rapporto buono tra gli insegnanti e le famiglie? Dunque, il logos della buona scuola della Presidenza del Consiglio del Ministro di Istruzione, Università e Ricerca, si tratta di un progetto in cui il solo Partito Democratico rivendica la paternità ed è stata elaborata nelle stanze della segreteria del partito e in quelle del Ministero. Su questo documento, grazie all'ufficialità consentita dai luoghi istituzionali, sarà condotta una consultazione dal 15 settembre al 15 novembre, coinvolgendo capillarmente anche tutti gli studenti, si presume di scuola superiore, ma si presume che parteciperanno al dibattito soprattutto gli insegnanti e le famiglie. Sarà importante non mancare a questo appuntamento di chiarimento della buona scuola del nostro governo. E quindi voi chiedete anche degli incontri con le famiglie, magari anche con le associazioni che ne rappresentano? Sì, naturalmente, la famiglia è al primo posto nella scuola per poter esplicare un'azione educativa che sia un piano straordinario. Ciò consente implicitamente di arginare e prevenire le decine di migliaia di ricorsi che sulla base di una nota direttiva europea stanno sempre più spesso condannando l'amministrazione scolastica ad assumere stabilmente i precari richiamati ogni anno e corrispondenti ai posti vacanti. La famiglia è al primo posto nelle nostre intenzioni educative. E allora noi ringraziamo il professor Antonio Mascioli, presidente dell'UCIM per l'Abruzzo, e da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci.